Allora, particolari. Qui c'è una cosa che scende, sta sul piano e fa così. Poi qui fa la stessa cosa ed è più grossa e allora sarà in prospettiva, si arriverà qui. Questo. Dopodiché qui c'è un sacco di roba, qui intanto è chiuso, qui c'è un rientro, fa così, da quest'altra parte fa un rientro così. Qui in effetti c'è un bordo. Qua dietro c'è una cosa che fa così, da quest'altra parte anche, resto. Allora poi quando si scende, ma qui c'è questa cosa, qui si scende un po', qui si scende un po' e c'è questo bordino. Poi, qui sotto c'è questa linea che esce anche qui e poi c'è un'altra qua sotto che fa così. Poi qui bisognerà sistemare, queste cose, qui bisognerà tutto, sistemare tutto in... Così, e là sotto c'è praticamente ombra. Poi qua sotto c'è ci sono le, come dire, le costole, le centine. Ovvero qui ce n'è una e qui ce n'è un'altra. Grazie Beatrice, grazie molte, apprezzo veramente tanto, che vuol dire che questo disegno ti sembra giusto, una bella lezione. Allora ne farò molte altre. Qui c'è una spaccatura, perché questo credo che sia un gavone che si apre. Dopodiché qui ci sono ombre che partono da qua sotto, cioè ombre, ci sono le centine. E via così. Cos'altro c'è? Qui c'è qualcosa che non individuo, c'è una roba che fa così, ma non me ne posso fregare. Qui sale diciamo che sale così. Ah no, qui questo è così, e anche qui c'è spessore. Continuiamo domani.